Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giappets. Oggi siamo di nuovo qui ragazzi, un nuovo video. Sono appunto qui per portare la mia rosa al fantacalcio post asta di riparazione fantacalcio di YouTube Italia. Mi raccomando, seguite, andate, se volete rivedere la live la trovate sul canale di Fantagol, trovate i link di tutti i partecipanti e anche di Fantagol qua sotto in descrizione. Faccio un salto e mi raccomando, un bel mi piace per supportare questo video, un bel commento, ditemi la vostra, che ne pensate della rosa, se è migliorata, dato un voto al miglioramento che ho fatto alla rosa, quindi se ho fatto bene. Poi vi dirò la mia, che non sono molto soddisfatto al 100%. Comunque iscrivetevi, mi raccomando, molto importante, attivate la campanella, seguitemi sui social, perché questi giorni sono molto attivo su Instagram, sto pubblicando tante stories, visto che c'è Sanremo. Io ogni volta che c'è Sanremo sono molto attivo su Instagram, nelle stories faccio sempre tante stories, quindi seguitemi su Instagram, sempre Giapez, anche sulla piattaforma Viola, molto importante, che quasi tutti i giorni vado in live quando posso, ovviamente. E mi raccomando, andate a seguire la pagina con la quale collaboro, ovvero magliago.com. Mi raccomando, con il mio codice sconto Giapez avrete un ulteriore sconto. Vendono maglie da calcio di tutti i tipi, dalla prima alla terza divisa, di tutte le nazionali, tutti i campionati, anche le divise retro. Fateci un salto, mi raccomando, sito affidabile e le maglie sono veramente fatte bene, delle repliche fatte bene, tempi di consegna tra le 2 e le 3 settimane lavorative, quindi. E ovviamente se superate i 79 euro di spesa avete spedizione gratuita. Fateci un salto, mi raccomando. E iniziamo subito con il video, buona visione, vamos! E iniziamo subito. Allora, ci tengo a precisare una cosa: ero uno dei più poveri, ero il terzo più povero. Avevo 3 crediti, c'era una persona con 0, una persona con credito, io ce n'avevo 3. Ero uno di quelli più poveri. Fantacalcio a 10 Classic. È stato molto difficile, perché ho svincolato praticamente, mi sono rimasto alla fine sempre 3 crediti, quindi ho svincolato praticamente mezza rosa, un terzo di rosa l'ho svincolata. Poi mi vado a dire tutti quanti i giocatori che ho svincolato, perché ne ho svincolati diversi. Eccolo, mi era scaduto il foglietto. Allora, vi vado a dire innanzitutto, partirei dai portieri, non ho cambiato nessuno, quindi i portieri miei sono rimasti sempre gli stessi. Poi vi dico tutta la rosa al completo. Partiamo dalla difesa. In difesa, ragazzi, ho svincolato Berezinski della Sampdoria, non mi ricordo a quanto l'ho svincolato, comunque abbiamo svincolato i giocatori alla quotazione attuale, quindi pure i giocatori presi a 1 magari valevano 7-8 crediti, noi prendevamo 7-8 crediti, non prendevamo uno, ma prendevamo il valore della quotazione di fantacalcio.it, quindi ci siamo basati su quella cosa, sugli svincoli. Poi sono stati gli scambi, ovviamente io ho provato a fare degli scambi, non ci sono riuscito. Abbiamo svincolato Berezinski della Sampdoria, Ruggeri della Salernitana e Tonelli dell'Empoli. E al loro posto ho preso il primo acquisto è stato Pezzella, Giuseppe Pezzella a 4 crediti, esterno sinistro dell'Atalanta. So che magari non giocherà molto, però ragazzi, visto che ho Mele in rosa, ho fatto la coppia, ragazzi, perché comunque a destra giocheranno Zappacosta, De Burra, a sinistra Mele e Pezzella. Ma comunque Gasperini è un allenatore che fa ruota molto, molto gli esterni, quindi è probabile anche che potrebbero giocare alcune partite entrambi. Ha giocato nella parte finale nell'ultimo mese, ha giocato parecchio Pezzella, quindi ho avuto da fiducia, ho pagato 4 crediti, non tantissimo, ci può stare. E poi come secondo difensore, ragazzi, volevo lui, era il mio obiettivo per la difesa, l'ho preso, l'ho pagato pure poco, 3 crediti, Vojvoda del Torino, esterno sinistro del Torino. Non so quanto effettivamente è partito un po' a ritardo, perché comunque Ha iniziato a giocare quando praticamente Olaine è partito per la Coppa d'Africa, e si è sentita la differenza, perché con Olaine, che è meno offensivo, Vojvoda è molto più offensivo e ha un piede più educato, fa dei cross perfetti, batte bene anche le punizioni, cioè è un buon crossatore e c'ha dei piedi ottimi, ovviamente, mentre al contrario di Olaine, che magari è meno forte ma è più difensivo rispetto a Vojvoda. Comunque ci ho voluto puntare, era una mia scommessa, l'ho pagato, scommessa insomma, era un giocatore, uno dei migliori che ci stava nel comparto dei difensori, pagato 3 crediti, ci può stare. Poi ho preso come ultimo 9, dovevo fare 3 acquisti, ho preso Casale del Verona, un giocatore che si è espresso molto bene quest'anno, tra l'altro è stato cercato anche da diverse big come la Lazio, titolarissimo, intoccabile del Verona, ragazzi, nel terzetto del Verona, non lo utilizzerò molto, però comunque in titolare, diciamo che tra virgolette è quello, uno di quelli meno forti che c'è in rosa. Passiamo al centrocampo, ragazzi. Centrocampo devo fare pochi movimenti, però ho dovuto fare un movimento, ho dovuto svincolare un giocatore importante,
non portava particolari bonus, però ho dovuto svincolare perché mi servivano i crediti, perché c'aveva la quotazione alta, valeva 17 crediti, e quindi l'ho svincolato per questo motivo. Ero indeciso, e io volevo svincolare Perisic, invece il mio socio, perché facciamo il fantacalcio insieme a Francesco di che saluto ovviamente, Francesco dei Romanisti, e quindi di Zona Romanista, trovate anche il suo Instagram qua sotto in descrizione. E alla fine si è andata ha votato la live, diciamo, i partecipanti, i membri della live hanno votato, e nel sondaggio praticamente la maggior parte votavano di svincolare Tonali invece che Perisic. In realtà ci può stare, perché Perisic porta molti più bonus, anche se avrà il ballottaggio adesso che è arrivato Gosens. Tonali invece è titolare in discusso. Comunque, tutto sommato, il centrocampo mio rimane forte comunque anche senza Tonali. Poi svincolato Ricci, che l'avevo pagato 1, era salito a quotazione a 9, quindi ho fatto solo che plusvalenza. E ho comprato al loro posto, ho comprato Alfred Duncan, pagato 3 crediti, poco alla fine. Era un mio obiettivo prendere o Duncan o Male. Alla fine ho preferito Duncan, visto che Male l'avevano chiamato gli altri. È andato pure a di più Male. Invece Duncan solamente 3 crediti ci può stare, visto che ho Castrovilli. Almeno dovrei avere al 90% un titolare della Fiorentina a centrocampo. E poi ragazzi, come ultimo nome, ultimo mannone per importanza, ragazzi, Zaccaria, ragazzi, pagato 15 fantamilioni, 15 crediti, ragazzi, tanto, secondo me è tanto. Lì si è visto, secondo me, l'errore. Forse ci sono stati centrocampisti e sono andati a di meno, potevo puntare su uno di loro, visto che a centrocampo già stavo messo bene, quindi mi dovrò aggiustare bene, perché in attacco sono arrivato, non ero chip leader, ragazzi, vi spoiler, non ero chip leader, ero il quarto con più soldi, quarto su 10. Volevo arrivare almeno fra i primi due con più soldi. Purtroppo ho speso quei 15 crediti, potevo comprare un giocatore a 1-2 crediti e risparmiare i crediti per poi per l'attacco arrivare con una decina di crediti in più. Sono arrivato all'attacco comunque, spesa complessiva del centrocampo comunque 18 crediti. Sono arrivato, potevo spendere meno sotto i 10, potevo per risparmiare. Sono arrivato all'attacco con 44 crediti. In realtà sarei dovuto arrivare all'attacco con almeno 55 crediti, 10-11 crediti in più per comprare un giocatore, perché comunque Cabral è andato a 50 crediti e quindi me lo sono lasciato sfumare. Hanno svincolato Caputo, è andato via a 45 e non l'ho preso. C'era Pinamonti, che è stato chiamato per primo. Ragazzi, non volevo fare follie, era arrivato a 39, ho detto ma mi sembra un prezzo elevato, e l'ho lasciato stare, perché Cabral poi è stato chiamato, è andato via oltre i 50. Il mio obiettivo, ragazzi, era Beto dell'Udinese, ma pure lui è andato a un prezzo troppo elevato, 48 crediti, 47, non ce l'avevo, perché ce n'avevo 44. E quindi, ragazzi, potevo spendere massimo 42 per un attaccante, ragazzi. Ah, vi dico che ho svincolato Quagliarella, che comunque l'avevo strapagato purtroppo, però non giocava mai, e ho ripreso il valore di quotazione. Idem Rebic, l'avevo strapagato, non giocava mai, ho ripreso il valore di quotazione. Mentre per quanto riguarda Petagna, pure ho svincolato, che l'avevo pagato 1, valeva tipo 11 o 12 crediti, ci ho fatto solo che plusvalenza. E quindi, come primo nome, ragazzi, ho preso Manolo Gabbiadini, pagato 39, una cifra folle che se tornassi indietro nel tempo non spenderei, però purtroppo, ragazzi, i migliori erano andati tutti via, cioè Beto, Pinamonti, Cabral e Caputo erano andati via, e quindi, ragazzi, mi sono preso Gabbiadini, che comunque titolarissimo della Samp. La mia paura è solamente che è un giocatore che fisicamente ogni tanto ha gli acciacchi, solamente per questo fattore qua, perché secondo me è un giocatore che comunque anche con Giampaolo ha sempre giocato, anche con l'allenatore precedente, con D'Aversa, e quest'anno ha fatto la bellezza di, fino adesso ha fatto la bellezza di 6 gol, ha una media voto di 6.2, fantamedia 7.43, ha fatto 6 gol e 2 assist, comunque 17 presenze, non è un brutto bottino, che poi sarà alla fine il mio terzo slot, tra virgolette, terzo quarto slot, perché lo alternerò con un altro giocatore. E poi, ragazzi, ero rimasto praticamente, ero povero, ero effettivamente povero, perché ero rimasto con 5 crediti. A un credito, ragazzi, ho preso Yeboah, è stata una mia scommessa comunque del Genova, pagato 1, almeno dico, sai, c'ho l'attaccante della Sampdoria e del Genova, uno dei due gioca sempre in casa. E poi, ragazzi, Supriaga, che era una scommessa, però diciamo l'ho preso più come alternativa, se mancherà Gabbiadini potrebbe giocare lui, è un giocatore che se ne parla veramente tanto bene, e speriamo che
potrebbe essere il nuovo chic di Giampaolo, forse, chi lo sa, magari o la ruota mi dice fortuna, non lo so, questo fatemelo sapere qua sotto in descrizione che cosa ne qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di Supriaga come calciatore. Lo vedremo in Serie A perché non c'è mai stato. E niente raga, mi sto pentendo perché avrei voluto prendere un Samé del Venezia che è rimasto svincolato al posto di Supriaga, però è andata così. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Adesso vi vado a leggere la rosa al completo. Allora, portieri Audero, 14 Audero pagato 4, vabbè, i prezzi sono sballati. Audero, Silvestri e Skorupski. Questo è il mio terzetto di portieri che alternerò in base alle partite. Difensori Casale, Ibanez, che alla fine l'ho ottenuto, non l'ho più svincolato, volevo svincolarlo ma l'ho ottenuto, quindi Casale, Ibanez, Koulibaly che mo rientra dalla Coppa d'Africa, speriamo bene, non vedo l'ora, Mele, Odriozola, Giuseppe Pezzella, Resa e Voivoda. Questo è il mio comparto difensivo. Centrocampo Castrovilli, Duncan, Frattesi, Ilic, Perisic, Zaccaria, Zaniolo e Zielinski. Ragazzi, il terzetto di Z3Z, Zaccaria, Zaniolo e Zielinski saranno i titolarissimi insieme a Perisic e Frattesi. Ovviamente ne metterò sempre 4, quasi sempre o 3 o 4. Poi in attacco, ragazzi, in attacco Gabbiadini, João Pedro, Osimhen, Supriaga, Verde dello Spezia e Yeboah del Genova. Fatemi sapere, questa era la mia rosa al completo, fatemi sapere con un voto qua sotto, fatemi le vostre pagelle sia sugli acquisti e le cessioni che ho fatto. Ovviamente ho fatto il meglio che potevo fare, forse l'unico errore è che potevo spendere di meno sul centrocampista, su Zaccaria, potevo prendere qualcosa di meno e magari avere più crediti per l'attacco, magari non lo so, come se comunque poi alla fine effettivamente ci sarei riuscito a prenderle uno dei migliori, però mai dire mai. Comunque la rosa secondo me è stata migliorata, voglio sapere la vostra con un voto qua sotto, fatemi le vostre pagelle sia al calciomercato che ho fatto ma anche alla rosa in generale. Un bacione, iscrivetevi e sempre comunque forza il calcio, speriamo bene, un po' di fortuna ragazzi, sono penultimo, un po' di fortuna, vi prego, un po' di fortuna, un bacione, ciao.